Allora, questo è l'ultimo appuntamento, credo, di questa annata 2022 di Pallamano. Buonasera, ben ritrovati da Stefano Ballerini, dalla redazione del canale. Attenzione a quello che sto per dirvi: 196, ma non per tutti, perché in Toscana sta già cambiando il numero della frequenza. In alcune zone, giorno dopo giorno, diventiamo 96, non più 196. Credo che da qualche parte, come nel distretto di Arezzo e San Giovanni Valdarno, rimarremo 196 fino al 5-6 di giugno, quando TVR Italia li spengerà per l'ultima volta i suoi ripetitori, e anche lì da quel giorno ci troverete sul canale 96, due numeri facilmente fidelizzabili sui vostri telecomandi. Allora, ben ritrovati dalla mia redazione di canale 196/96, Stefano Ballerini, Enrico Milano che mi segue in remoto. Andiamo a realizzare l'ultima puntata di Pallamano, dove a un certo punto introdurremo l'intervista dovuta con Matteo Bottapelacchi, Botta per gli amici veri come il sottoscritto, il punto finale sulla vittoria del campionato di Serie B Girone Toscano Ligure Umbro della Serie B di quest'anno. Il Tavarnelle da 3 settimane era ormai in Serie A2, ma noi andiamo a vedere la chiusura del campionato di Serie A, dove il Conversano continua ad essere campione d'Italia. Lo è per la settima volta nella storia della Serie A Beretta, la seconda consecutiva, secondo titolo uno dopo l'altro. Il sodalizio bianco-verde pugliese conquista il tricolore, avendola meglio nel derby regionale con lo Junior Fasano, quinto derby pugliese della storia, valso lo scudetto dopo il 31-24 di gara 1 giocata mercoledì. Nella gara 2 è decisivo il pari tra le due formazioni, che impattano alla Palestra Zizzi 28-28, che permette alla squadra del grande mister Alessandro Tarafino di confermare quanto già conquistato nella passata stagione, conversando il suo 18° trofeo tra campionato, Coppa Italia e le varie edizioni della Supercoppa italiana. Conferma un altro dato storico: in tutti i titoli italiani vinti ai playoff, e con l'eventualità della Bella 2003, 2004, 2006, 2010, il sodalizio Barese è sempre rimasto imbattuto, per cui un dato statistico importantissimo, una soddisfazione in più in una domenica scorsa che tra i tanti numeri consegna a Demis Radovicic, ex giocatore Stella di Siena, il 10° scudetto, e ad Alessandro Tarafino il 16° tra campo e panchina. Dunque, finisce con un pareggio. Ci ha provato lo Junior Fasano fino in fondo a ritagliarsi la possibilità di dover ricorrere a gara 3. Non è stato così. Complimenti a tutte e due le squadre. Complimenti al Conversano, ancora campione italiano. Si è giocato anche il play-out salvezza, dove si salva a sorprese neopromossa Rubiera, che strappa un pari dal sapore dolcissimo che equivale la salvezza. Non era scontato. Finisce 27-27 ad Appiano sul campo dello Spare-Reppan, risultato che fa il paio con la chiara vittoria in gara 1 in terra emiliana 30-21, che consegna agli emiliani la salvezza. Appiano, nonostante il nono posto in regular season, purtroppo è condannato alla retrocessione in A2. E allora la gara 1 Rubiera-Eppan 30-21, gara 2 Spare-Reppan Rubiera 27-27. E allora possiamo arrivare alla pallamano, terminata ufficialmente la regular season in Serie B. Il Tavarnelle onora il suo ritorno in A2, passando anche a Grosseto nell'ultimo derby 33-22, schierando Ciani e Tramuto in porta, 10 di Edoardo Borgianni, 1 di Vucci, 2 di Jack e Pelacchi, 5 di Picciardo, 1 di Francesco Provvedi, 2 di Singh, 1 di Tommy Borgianni, 4
di Del Mastio, 1 di Orselli, 2 di Lorenzo Calosi, 1 di Silei, 2 di Andrea Calosi, 1 di Nardi. Dunque, ultima gara che la Pallamano Tavanelle vince anche a Grosseto, concludendo nel modo migliore questa stagione con la promozione in A2, una sola sconfitta in partenza a Borgo San Lorenzo sul campo della Mugello United e poi tutte vinte, secondo attacco del campionato con Messi al referto 709 gol, solo Massa Marittima ne segna 4 in più, 713 per Tavarnelle, sono 35 di media a partita, significativo la più forte difesa 424 che fa 21 gol a partita subiti. Dunque grande caldo a Grosseto, Tavarnelle che vince anche l'ultima fatica nonostante fosse una partita praticamente dove non c'era nient'altro da dire ma da terminare, mandare i numeri anche l'ultima partita per come si può dire andare a farle tutte, andarle a mettere a referto tutte. Allora, prima di entrare nei nostri numerelli, la linea va alla regia, Enrico Milano che mi segue in remoto, la nostra chiacchierata finale con Matteo Botta Pelacchi, eccola. Allora, eccoci, buonasera a tutto il popolo della Pallamano, è un piccolo speciale ma dovuto per casa Tavarnelle Pallamano che già da 3 settimane si è ufficializzata la promozione ritorno nel suo campionato, nel nostro campionato di A2, e allora per commentare quello che significa ritorno della Pallamano Tavarnelle in A2, Matteo Botta Pelacchi ai nostri microfoni. Matteo, buonasera e ben ritrovato. Salve, buonasera a tutti. Allora Matteino, avete, come si dice, significato la vittoria del campionato, siete passati anche nell'ultima partita, avete vinto l'ultimo derby che rimaneva da mettere al referto, quello in casa della Pallamano Grosseto, avete vinto 33-22 e avete significato dei numeri come, credo che fosse scontato alla fine, miglior attacco 709 gol, che vuol dire 35 spicciolini a partita, la miglior difesa 424 che vuol dire 21 gol presi per ogni partita, 20,5 circa. E allora con questi numeri che voto vogliamo dare alla stagione della Pallamano Tavarnelle? Il 10 non si può, 9 va bene? Sì, va bene, dai Stefano, va bene un 9. Va bene un 9. Siamo contenti, abbiamo fatto una grande stagione, credo. E siamo partiti con una sconfitta in Mugello, una sconfitta che forse poteva essere anche preventivata, perché come tutti sanno siamo stati fermi per 6 mesi, poi siamo ripartiti con un progetto nuovo, inserendo giovani che hanno giocato fino già dall'inizio delle gare, quindi però... Secondo me quella sconfitta ci ha fatto molto molto bene, se vai a rivedere l'intervista che mi hai fatto a fine partita lì a Borgo San Lorenzo, io non ero per niente sconfortato, già demotivato e tutto, anzi ho detto è solo l'inizio di una grande stagione e questo lo è stato grazie al lavoro dei ragazzi, al lavoro dello staff, della società e di tutti noi. Cioè. Per cui diciamo che l'alveo vostro è la Serie A2, no? Questo campionato l'abbiamo dominato dall'inizio alla fine, abbiamo giocato delle partite da signori senza tante volte infierire sull'avversario, abbiamo giocato delle partite propositive per portare in fondo il progetto, farlo crescere di sabato e di domenica in domenica, per cui mi sembra che si possa dire tutto è bene ciò che finisce bene o è tutto è bene quello che è ripreso ed è terminato bene, no? Possiamo usare questa affermazione, come si può dire, questo gioco di parole? Sì, credo di sì, credo che abbiamo fatto vedere anche un buon gioco collettivo di squadra, sia in attacco che in difesa, credo che alla fine sia stata una vittoria ampiamente meritata e che senza presunzione eravamo la squadra più forte del campionato.
Ecco, questo lo si è visto sempre. All'accelerazione vostra non c'era difesa che potesse resistere, a parte quella partita di Borgo San Lorenzo, nata così, finita così. Però il tuo roster è di un gradino letteralmente superiore a qualsiasi altra formazione. Nemmeno credo, potendo definirla così, fanno una mista di tutte le squadre e te vinci sempre. Sì, credo che poi abbiamo dimostrato sul campo, quindi questa cosa, cioè il nostro gioco in difesa, il nostro gioco in attacco, i nostri cambi, perché non dimentichiamo, ma siamo state, credo, una delle pochissime squadre che ci siamo sempre presentati in 16 in palestra, facendo giocare 16 ragazzi, e quindi questo era un dato importante per noi. Credo che abbiamo il secondo miglior attacco, perché penso che se riguardiamo la classifica, il primo miglior attacco c'era Olimpico e Massa Marecchi. Aspetta, vado a vedere, perché mi sono lasciato trarre dall'entusiasmo, sì, nell'affrontare i numerelli finali, te lo dico subito. Allora, l'Olimpica Massa Marittima, sì, 4 gol in più, 713 contro 709, hai ragione, chiedo venia. Però abbiamo la miglior difesa, questo è un dato importante anche per presentarsi in una categoria superiore come la 2, dove il livello sicuramente questi anni si è alzato, e quindi sarà molto molto importante la fase difensiva. E su questo sono contento. Senti, possiamo trovare, andando a fare un esame a 360 gradi, il giocatore sorpresa e magari il giocatore delusione, o è brutto tutti promossi e nessuno bocciato? Non sono abituato a fare queste cose, cioè, io dico che tutti credo siano stati promossi a pieni voti. Sono molto contento dei ragazzi più esperti, perché si sono messi a disposizione dei ragazzi più giovani, e mi ha colpito anche delle belle parole dei ragazzi durante la serata che abbiamo festeggiato dopo la Spezia, che hanno detto: abbiamo creato un gruppo, abbiamo creato una squadra, siamo felici di stare con questi ragazzi più giovani. Questo era il nostro primo grande obiettivo. I ragazzi giovani sono inseriti benissimo, hanno lavorato, hanno accettato spesso anche di giocare solo 10-15 minuti, e invece magari erano abituati negli altri anni a giocare tutta la partita. Hanno capito, anche qualcuno ha anche capito, che per 2-3 gare è stato in tribuna, perché eravamo tanti, però hanno lavorato a testa bassa e si sono visti i risultati, credo, anche nelle ultime partite, dove abbiamo giocato una media in campo di anni di, credo, di 19-20, e hanno vinto comunque di 10-12 gol tutte le ultime gare. Ecco, quindi di questo sono felice, non credo ci sia nessuno che non abbia passato la super sufficienza. Perfetto, senti, quando avete capito che il campionato poteva essere considerato in discesa? La gara di ritorno col Mugello in casa, è lì lo scalino decisivo? La gara di ritorno in Mugello in casa è stata una gara, secondo me, eccezionale, giocata veramente, ma veramente bene da tutti, e anche la gara di andata alla Spezia. A Spezia, ovviamente, certo, sì. Là abbiamo vinto di 8, quando la Spezia era a pari punti nostri, quindi era una partita sicuramente, anche da un punto di vista psicologico, difficile da affrontare. In trasferta, tante persone al seguito loro, e un pubblico rumoroso, perché il pubblico della Spezia è rumoroso, però lì siamo stati bravi, e lì l'applauso va fatto anche a, tra virgolette, veterani, hanno giocato una partita, secondo me, super. Senti, adesso si lavora già in prospettiva per preparare il roster della Serie A2, la domanda è in picciona: partite col roster confermato, compreso Picciardo, o nei tuoi piani c'è di poterci aggiungere un valore più esperto e più pericoloso in attacco per cercare di trovare una spalla a Edo Borgianni? Abbiamo preso una settimana di pausa, questa settimana di pausa per noi, dove tutti dobbiamo riflettere, e più che altro dare la disponibilità per fare un campionato a due, non ha gli stessi impegni del campionato Serie B, sia da un punto di vista di allenamenti che di trasferte e di partite. Settimana prossima vedremo tutti i giocatori, e da lì faremo il roster per il prossimo anno. Io spero di poter confermare tutti, poi qualcuno ha un po' di problemi lavorativi,
però vorrei comunque tenere la squadra perché magari durante l'anno ci può far comodo, ecco, perché più siamo meglio è, questo è sicuramente importante. Poi vedremo, perché magari ci potrebbe essere anche qualche sorpresa, ma questo staremo a vedere e sicuramente sarai il primo a saperlo. Per chi non vi segue nella generalità del vostro impegno annuale, io tendo sempre a sottolineare il fatto che avete giocato anche la novità agonistica della stagione, la Youth League a livello under 20, che è la novità assoluta. Ci siamo sempre rapportati dopo ogni partita, dopo ogni triangolare, quadrangolare giocato quest'anno. Peccato per l'inizio, perché se la squadra girava come ha girato nell'ultimo raggruppamento, forse un pensierino alla pool finale ce la potevamo fare. Sì, questo è vero. Siamo stati anche un po' sfortunati, perché nei primi due concentramenti non ha potuto giocare Del Mastio, e per noi Leonardo era un punto di riferimento, oltre ad essere il ragazzo tra virgolette più esperto e più grande di quella categoria, per infortunio, quindi lui si è riproposto a gennaio. Siamo stati anche a fare il concentramento a Camerano con molte defezioni, avendo a disposizione addirittura due ragazzini dell'Under 15 che ci hanno aiutato ad andare giù e a giocare. Però abbiamo giocato, secondo me, in crescendo, arrivando in fondo a giocare a Imola, seppur perdendo con Lanzara, e poi arrivato secondo a prendere i complimenti, a prendere l'applauso degli avversari, e questo ci deve fare onore. E già da lì si vedeva che i ragazzi giovani hanno lavorato bene la prima squadra e stanno lavorando bene, perché è solo l'inizio. E a proposito, mi hai citato l'Under 15, vogliamo rivisitare velocissimamente anche l'attività giovanile? Sì, abbiamo fatto l'Under 15, un ottimo campionato, secondo me, perdendo solo con Massa Marittima. Purtroppo la gara dell'andata abbiamo giocato solo il primo tempo, perché il secondo tempo abbiamo fatto un parziale di, mi sembra, 7-0, e non siamo più rientrati in partita. Ma sabato scorso mi dice allenatore Massimo Di Vita, io non ero presente perché era Grosseto, che hanno fatto un super partitone, hanno perso di uno solo a poi secondo per la fine. Quindi siamo contenti, sono contento anche dei ragazzi del 15 che sono cresciuti molto quest'anno. Under 17 forse ci aspettavamo qualcosa in più a livello di risultati, però anche lì i ragazzi hanno lavorato, sono impegnati, e il prossimo anno dovranno fare un buon campionato, perché il prossimo anno tutti passano di categoria, quindi teoricamente sarebbero under 20, ma non so se ci presenteremo anche in Serie B. Saremo addirittura due prime squadre. Questo okay. Sarebbe il nostro obiettivo, di fare una cantera poi per la 2, perché sarebbe una cosa bellissima fare tutto un progetto per far sì che i ragazzi il prima possibile riescano ad arrivare in prima squadra. Chiudiamo con la considerazione che ho sempre portato avanti, perché io ancora non rinuncio a quella possibilità. Ho parlato ultimamente anche con il mio amico Matteo Aldomonte, l'addetto stampa della Federazione Pallamano. Gli ho sempre ricordato che appena il presidente Loria possa avere metà pomeriggio a Roma da poterci dedicare, scenderemo con la macchina, con le telecamere, perché voglio andare a fare un'ultima giornata di super lavoro a Roma al CONI da Giovanni Malagò, per fare una mezz'ora dal presidente, una mezz'ora da Loria, per ricordare e cercare di appianare questo vecchio problema che si è posto quest'anno. Le multe alle società che gestivano gli incontri dell'Under 15, le multe di 800 e 1000 euro maschile e femminile, che non va assolutamente bene, perché non è colpa delle società se i genitori, terrorizzati dalle solite notizie che lo Stato mette in giro, Covid o non Covid, i genitori a casa loro comandano, e se i genitori non vogliono mettere a rischio i bambini di mandarli agli allenamenti, nelle trasferte, nei pulmini e quant'altro, i genitori hanno diritto di farlo, e la federazione credo che abbia scelto male tempistiche e decisioni di applicare le multe e togliere i punti alle prime squadre, magari andando a mettere i bastoni in mezzo alle ruote a un progetto, voglio dire, come è stato in casa Mugello, dove purtroppo ancora adesso i ragazzi hanno chiuso con meno 3 punti di penalizzazione, mentre le ragazze se le sono ripagate e purtroppo comunque non sono riusciti ad artigliare i playoff. È l'unico fatto negativo di questa annata di pallamano. Dobbiamo cercare di porre un rimedio, perché mi sembra che questa decisione non c'entrasse nulla con i tempi che corriamo.
Sì, purtroppo ci sono questi obblighi messi dalla federazione, che una prima squadra, se fa la Serie B deve avere un under 15 obbligatoria, se fa la 2 come noi prossimo anno dobbiamo avere un under 15 e un under 17 o under 20 obbligatoria, quindi è chiaro che sono regole che secondo me prima del Covid potevano andare bene, durante il Covid dove ci sono stati tanti problemi, soprattutto con i bambini, i ragazzi giovani, c'è qualche perplessità, ecco, secondo me. Però credo sia giusto avere una prima squadra e puntare sul settore giovanile, lavorare sul settore giovanile e crescere dei giovani importanti. Questo sì. Però magari ecco, arrivare a mettere anche le multe in questa situazione di pandemia era un po'. Avevo qualche dubbio, ecco, Ecco, tutto qua. va bene, appena mi danno il via, facciamo la macchinata, verrebbe giù anche il presidente Bardini con me, me lo ha promesso, vediamo se riusciamo a portare in fondo questo mio progetto. Qualcuno mi dice come mai ancora non sei andato a Roma e bisogna io riesca a mettere in ponte di avere una mezz'ora con Loria e parallelamente dopo mezz'ora una mezz'ora anche con Giovanni Malagò per tutta una serie di considerazioni che talvolta esula anche dalla sola palla a mano. Per cui Matteo Bottapelacchi, io ti ringrazio, ci Grazie a te Stefano, ringraziamo, grazie a voi. ringraziamo tutti, splendida organizzazione, Pallamano Tavarnelle di un'altra categoria, buon lavoro, buon riposo, buone deduzioni prossime per poi mettere la problematica per quello che sarà nel campionato di A2. Ricordo ai nostri utenti che la Pallamano Tavarnelle mi torna in A2 per la seconda volta dal 2016 in poi, comprensivo anche la promozione storica in A1, da quando la Pallamano Tavarnelle è entrata a far parte del progetto della Firenze Viola Super Sport, la casa degli sport fiorentini, per cui ci siamo dati vicendevolmente una mano. Io sarò sempre con voi e ti ringrazio. Bene, grazie, grazie mille, buon lavoro, grazie. Grazie, grazie Matteo Bottapelacchi. Questa ovviamente la starete sentendo quando noi domani pomeriggio alle ore 18 metteremo in ponte e manderemo sul canale 196, già da qualche parte il 196 è diventato 96, il passaggio finale intorno al 5 di giugno, per cui buon lavoro, ci ritroviamo presto a parlare di pallamano. Grazie Matteo. Grazie. E allora torniamo a regalarvi quest'ultimo spunto. Vi ricordiamo, anche se per voi è facile andare a prendere l'articolo finale, www.firenzeviolasupersportlive.com, dove nel pezzo della pallamano che comincia con lo scudetto della Serie A1 di pallamano ha il commento all'ultima partita della Serie B. Vi ricordo, è tutto pubblicato, tutto lo svolgersi del campionato del Tavarnelle che aveva iniziato con la sconfitta a Borgo San Lorenzo. Ve la ricorderete, l'abbiamo data in diretta. Mugello ci batté a sorpresa facendo un risultato assolutamente inaspettato. Mugello Tavarnelle 27-23. Poi il Tavarnelle batteva Olympic Massa 36 a 23, passavamo a Monte Carlo 27 a 17, battevamo la consorziata gemellata la Torre Pontassieve 42-22, battevamo il 29 Martiri non potendo fare la diretta per la squadra under del 29 Martiri, ci chiesero di non fare riprese, vincemmo a Montemurlo 31 a 10. Nella sesta battemmo la Rete Bastia Umbra 45 a 11, poi regolammo in trasferta la Spezia, la partita clou 39 a 27. Nell'ottava battemmo, siamo andati a vincere a Grosseto domenica, ma quella di domenica era sabato sera, era un recupero, vinta appunto 33-22. Nella nona di andata il Tavarnello riposò, alla decima passammo a Poggio a Caiano, vincemmo con la Medicea 29 a 22, nell'undicesima di andata Tavarnelle Carrara 39 a 18 e lì finì il girone di andata dove era già chiaro quali erano i valori in campo. Nel girone di ritorno mettemmo subito i puntini sulla U, battendo Mugello 34 a 23, prendendo parità nei confronti del team mugellano. Nel caso della volata che
che fosse stata articolata con il Mugello, avevamo tanti gol di vantaggio nello scontro diretto. Poi battemmo l'Olympic Massa in terra maremmana 36-24, il Monte Carlo regolato alla Biagi 32-21, la vittoria contro il Latore Pontassieve 37-25, poi il successo chiaro sul 29 Martiri squadra under del comprensorio di Prato 40-16, passammo su Arete 43-22, vincemmo e lì ci ufficializzammo la promozione in A2 battendo anche a Tavarnelle lo Spezia 30-22. Poi siamo andati a regolare il Grosseto 37-23, nella nona di ritorno Tavarnelle riposava, nella decima la vittoria di stretta misura, i ragazzi avevano tirato un attimino i remi in barca, Tavarnelle, Medici, appoggio a Caiano 28-23 di 5, poi la vittoria a Carrara 48-26, la classifica finale Tavarnelle punti 38, 20 giocate, 19 vinte, 0 pareggiate, solo una persa, fatti 709, subiti 424 senza nessuna penalità. Spezia seconda 30 punti, 19 giocate perché lo Spezia dovrebbe recuperarne una con il Carrara, 15 vinte, 4 perse, 634 fatte, 479 subite. Ricordo anche il terzo posto degli amici dell'Olympic Massa Marittima, 30 punti, 20 giocate, 15 vinte, 5 perse, il miglior attacco 713 contro i 709 del Tavarnelle, ma 583 subiti. Il Mugello è dietro il Grosseto a 23 punti, 20 giocate, 14 vinte, 6 perse, 625 fatte, 514, e sabato prossimo sarò ospite appunto della Pallamano Mugello nella festa di San Piero Assieve, dove andremo col figlio Enrico Milano con telecamera al seguito per realizzare durante questa bella festa organizzata per il comprensorio della Pallamano Mugellano il più bel servizio possibile, che vi manderemo proprio come ultimissimo servizio martedì prossimo a chiudere l'annata ufficiale della Pallamano. Dunque, questo è davvero tutto, doveva essere l'ultimo. Poi ricordato che a San Piero Assieve realizzeremo un super servizio, allora questa è la penultima puntata, la prossima appunto dedicata al pranzo di San Piero Assieve con tante società e tanti amici presenti, con le telecamere di canale 196, ma sarà già completamente per tutto il nostro comprensorio, purtroppo ridotto a Firenze, Prato e Pistoia, sul canale 96, segnatevelo, due numeri soli, facilmente fidelizzabili su tutti i vostri telecomandi, non più 196, ma due numeri, il 96, il canale informativo Firenze Viola Super Sport News 24, ci volevano dare il 122, ho scelto, non ci perdo quasi nulla, di tenermi il mio 194 identificativo nella storia giornalistica che noi stiamo facendo, di raccontarvi da 2 anni e mezzo ormai le sole notizie vere dello Stato italiano insieme a BioBlu, Contro TV e quant'altro. Lì ci trovate, 194 eravamo e 194 rimaniamo. Da Stefano Ballerini vado a voi tutti un cordiale buona settimana, rimanete con la nostra redazione tutte le mattine, domani la puntata mattutina, per il mese di giugno andremo a fare lunedì e venerdì, il resto lo dedichiamo a farvi rivivere un'annata intera di sport prodotto dalle nostre televisioni, e poi andremo tutti in ferie, ci ritroveremo dal 10 al 17 luglio con il sottoscritto a Moena, ritiro della Fiorentina, dal 17 al 23 in Val di Fassa ci sarà Paolo Caselli. Buona settimana a tutti, viva la Pallamano, viva il Tavarnello!